sempre sognato di guidare il mio treno. Posso muovermi liberamente in ferrovia. No, non ci torno, non ci torno. Ma voglio andare via, voglio vedere che cosa c'è. Ma perché ho fallito il tutto? Sto camminando. Questa severità. Ma io voglio giocare, insomma, quale tutorial? Mi sembra di stare in prima elementare che se te muovi... No, non si può, perché? Allora, io direi che questo Train Sim World lo possiamo inaugurare facendo Ritorno a Cumberland, che dura 30 minuti, ma veramente 30 minuti, cioè io devo stare a guidare un treno per 30 minuti davvero. Sei libero di girare per il termine di camera, nessun obiettivo? No, 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 quale no, io voglio un lavoro, voglio un taglio netto. C'è del lavoro da effettuare allo scalo di Cumberland. Sposta e prepara. No, non mi piace. Un aiuto al terminal. È il tuo primo giorno di lavoro. Alcuni vagoni sono stati sganciati da un treno diretto a ovest a causa di un guasto ai freni non rilevato prima della partenza. I vagoni sono stati riparati ad Hindman e ora devono tornare a Cumberland per essere inseriti in un altro. Che attività entusiasmanti. Sei parte dell'equipaggio incaricato di condurre un intermodale in direzione ovest verso Pittsburgh. Cumberland Charge, un treno porta carbone appena... Non c'è qualcosa tipo il treno sta andando a fuoco, corri ad... No, non si, no. Powering America, una tempesta autunnale si sta avvicinando all'area mettendo pressione per riportare il treno al sicuro a Cumberland. Unisciti all'equipaggio per completare il ricaricamento alla base e prendi i comandi riportando il treno... Sì, mi piace, corro, vado... È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Vado, allora. Salgo sulla posizione del macchinista. Salgo sugli scalini, bene. Apro la porta. Apro un'altra porta. Oh. Cavolo, quanto è fatto bene, però. Valvola di emergenza di... No, no, non mi pare il caso. Ma forse, vabbè, ma chi se ne frega di chiudere. Mi siedo. Anche se è aperto. Allora, transita per la località. Allora, io ho la leva di accelerazione neutro. Ho il freno automatico. Ho il freno indipendente. Ho il selettore di direzione. La sabbia. La sabbia di testa. La... Sirena? Non si può, cioè. Sabbia. Io direi che se non hai l'abilitazione ferroviaria fai fatica qui. Dov'è il pedale? Non c'è il pedale, ovviamente, vabbè. Voglio partire. Pronto? No. Come si avvia sto coso? Accelerazione, forza. Andiamo? Sono partito, via, 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 forza, forza, forza. Tutti a bordo? Sabbia di testa off. Allora, signori, io sono pronto a uscire in caso di bisogno. Parasole lo mettiamo perché no, ma perché? Andiamo, andiamo! Non c'è tempo qui! Ci aspettano! Si può accelerare? Qui è tutto in ordine. Allora, io direi che mi posso un attimo alzare. Allora, vediamo giù com'è la vista da qua. Oh, vedi che... Tutto molto in ordine. Credo che la rotaia sia finita, però. Sì, beh, ma il momento più bello non c'è. Carica ultimo checkpoint. Freno d'emergenza. A canna, ferma tutto. Neutro, neutro. Devo cambiare i binari, forza. Allora, i passeggeri. I passeggeri sono pregati. Allora, devo andare a cambiare il coso. Devo andare a cambiare lo svincolo qui.
Ma è lontanerrimo. Perché ci sono indicatori ovunque? No, credo che sia... aiuto? Sono tornato a Cumberland e qua sarò libero di esprimere la mia creatività nella maniera che riterrò più opportuna. Perché di questo ho bisogno in questo momento. Quindi posso vagare come mi pare. Allora... Posso guidare. Allora, io intanto vorrei vedere un po' se il gioco propone... Intanto io salirei a bordo di questa, tanto per... Ma sì... Facce vedere che se può fare. Apri tutto. Apri tutto. Mi metto alla guida di quest'altro. Allora, io metto accelerazione P8 e direzione avanti. Ok? P1. Andiamo! Santo cielo! Oh, vedi che si riesce a fargli prendere il via, forza! Oh. Benissimo. Allora, accelera. Vai. Vado in P2. Sempre avanti. Ok, abbiamo visto il via. Siamo a 13 miglia orarie. Vado in P4. Tento la sorte. Ok, abbiamo preso il via. Stiamo immettendo sulla rete ferroviaria. Forza. Più veloce. Andiamo in P7. Si acquista velocità. Andiamo in P8. Veloce, avanti. Avanti tutta. 45 miglia all'ora. Suonate le campanelle. Aprite i vostri parasole, che qui non li ho neanche perché sono poverissimi. No, ce l'ho. Via le campane. Andiamo di luci. Accendi le luci. Oh, bene. Possiamo goderci il panorama. Allora, la leva d'emergenza mi sa che non è il caso adesso. Oh, il mondo è mio. Spero che qua non si interrompa la ferrovia, perché sarebbe alquanto spiacevole. Oh, vedi che... Andiamo a godercelo dall'alto. Dunque, la scaletta. Se voleva salire una volta. Ma che ansia è sta cosa? Allora, temo non si possa scendere in corsa. Incrocio aperto. Potremmo fare una sorta di revival di ti fidi di me, Jack? No, forse è il caso di no. Comunque, adesso al di là di tutto, io sto facendo un po' il buffone, ma se uno è appassionato di treni, io non ho mai visto un gioco realistico come questo. Nel senso, la quantità di cose a disposizione è realmente impressionante. E così come il grado di realismo che offre questa console, si chiama, non so neanche come definirla. Oh, andiamo a vedere dietro. Come butta dietro. Peccato che non sappia scalare neanche uno scalino, vabbè. C'ho un pizzico di ansia, però, devo dire, ad aver attivato... Vabbè, ma mo non sali più niente. Prigionieri del retro del treno. Forever. Posso risalire? Mi è concesso? No, non mi è concesso. Non si può... Scusate, mi armo di pad un attimo, magari. No. Sono destinato a morire qui. Fallimento. Bene.
Non morirò qui. Bene, io direi che Train Sim World mi è sembrato un ottimo gioco. Peccato che io non abbia le minime competenze per godermelo. Però resta un gioco meraviglioso per gli appassionati, questo è fuori dubbio. Io, ahimè, per ora non sono fra questi, ma chissà, magari potrei diventarlo col tempo.